Alessandro Guadala, presidente Mare Blu Adriatica. Come è nata l'esigenza di creare questa hackathon insieme ad H-Farm? Per cercare di avere quel qualcosa in più sulle spiagge. Quindi abbiamo detto, noi ci lavoriamo da tanti anni all'interno e molte volte quando lavori su un settore, per quante idee hai, hai bisogno di averne altre di nuove. E allora abbiamo contattato H-Farm, abbiamo lavorato per 3 mesi per riuscire a realizzare questo hackathon. La bellezza di Mare Blu Adriatica è stata la volontà di mettersi in discussione, di cercare una forma di innovazione aperta, condivisa. Abbiamo invitato tutti i ragazzi che studiano qui nel campus di H-Farm e in generale chiunque avesse voglia di partecipare a questo percorso, a questo processo, e abbiamo lavorato assieme per cercare delle soluzioni innovative. Sono arrivate delle suggestioni che non ti aspetti, come dire, degli stimoli, dei segnali che i ragazzi lanciano e che le imprese del comparto devono interpretare per cercare di capire come evolvere quello che è un prodotto che è un po' uguale a se stesso e che ha bisogno sicuramente di guardare a un futuro che è fatto di innovazione, di sostenibilità, di inclusività. È stata una serata assolutamente molto interessante, tante idee che però a volte cozzano anche con quelle che sono le regole e i vincoli che le nostre spiagge hanno. Però sicuramente un tema, quello dell'accessibilità, della sostenibilità, quello della digitalizzazione e anche quello quindi di una condivisione, che sono tutti obiettivi assolutamente da porre bene in evidenza. Ci si porta a casa dei valori che devono ovviamente essere interpretati in maniera un po' più concreta, ma sicuramente importante. È il turismo che la fa da padrona nel Veneto e quindi dobbiamo aumentare sempre di più, alzare l'asticella per cercare di attrarre più persone possibili anche nei periodi fuori stagione. E lo facciamo anche con queste nuove soluzioni che dobbiamo trovare e affrontare le gare. Secondo me dobbiamo avere fiducia e non avere paura di nulla, perché se uno fa un bel progetto e ha delle belle idee, sicuramente tornerà a lavorare sulle spiagge.